Siamo in provincia di Lucca per conoscere più da vicino le caratteristiche del farro ed in particolare del farro della Garfagnana IGP. Lo facciamo in compagnia di Lorenzo Satti, che è il vicepresidente del consorzio produttori farro della Garfagnana IGP. Signor Satti, ci vuole raccontare quali sono le caratteristiche di questo prodotto? Ma innanzitutto la cosa più importante che è da dire è che il farro della Garfagnana è l'unico farro IGP a livello europeo. Ha delle caratteristiche molto importanti dal punto di vista organolettico e poi anche dal punto di vista di cottura. Infatti è un farro che in circa 20-25 minuti riesce a cuocere, a differenza di altri farri che vanno ammollati. Questo assolutamente non ha bisogno di ammollo. Quali sono le fasi di lavorazione del farro? Una volta che viene trebbiato, lo mettiamo dentro dei silos, dove lì rimane fin tanto che non viene lavorato, perché noi lo lavoriamo soltanto di volta in volta che ci arrivano gli ordini, in maniera che il prodotto arriva in tavola sempre un prodotto fresco, lavorato da pochissimi giorni. Una volta che è dentro il silos, noi abbiamo dei pulitori che togliono le impurità dal farro, cioè togliono i sassi, le vecce, le foglie, e poi successivamente passano a una brillatrice. Questa brillatrice toglie la carossita esterna, avvenuta questa separazione, passa dentro una brillatrice e avviene la sbiancatura o perlatura e si passa alla fase dell'insacchettamento. Il farro IGP della Garfagnana non è possibile per regolamento comunitario trattarlo né con diserbanti né dal punto di vista di concimi chimici, quindi potrebbe essere soggetto anche a leggere farfalle, allora noi lo insacchettiamo in atmosfera modificata. Come si ricava la farina? Nella catena finale c'è un separatore che separa il farro dallo spezzato. Quello che è lo spezzato noi ci facciamo la farina.